dura, ma ci siamo. Grazie. Grazie. Ingegnere, come stiamo? Grazie. Di cuore. Vescovino. E tre giorni fa, devo dire. È rivenuto per fare il giro perché era fuori dal cratere, c'era il problema. No, c'è da guardare. No, c'era un palazzo d'angolo. Ma poi ci sta. La sposta precedente era dal barrio di Lerzo, secondo me. Abbiamo tante situazioni molto brutte. Non ci mette paura nulla, Presidente. Grazie a tutti per il vostro lavoro. Innanzitutto il primo elemento è la vicinanza ai territori, al sindaco di Camerino, ai sindaci degli altri comuni e un pensiero alle popolazioni che sono state colpite duramente anche il 24 agosto e che rivivono la situazione di sofferenza. Quindi Amatrice, Accumoli, Arquata e tutti gli altri comuni. Prima la solidarietà, prima la vicinanza, prima il messaggio che l'Italia non lascia soli gli italiani che sono in difficoltà col terremoto. E quindi abbiamo discusso da qui, dalle macerie di Camerino, come pure da tutti gli altri comuni, vorrei che arrivasse un messaggio forte al Parlamento nel rispetto dei ruoli. Chiediamo al Parlamento di fare il più velocemente possibile l'approvazione del decreto legge che abbiamo predisposto per il terremoto, perché ci sono risorse, ci sono i poteri, ci sono le strutture per poter mettersi a lavorare. Ovviamente allargheremo contenuto del decreto legge alla nuova drammatica vicenda di ieri. Poi c'è sicuramente il sollievo per la mancanza di vittime, ma questo non vuol dire che non ci siano problemi enormi. Pensiamo per esempio a Camerino, una realtà che vive di università, che ha più studenti universitari che non abitanti, ed è fondamentale quindi che l'università riparta, che la vita continui, che non si fermi. Questa è una cosa fondamentale, perché se poi si bloccano i paesi non si riparte più, e allora noi abbiamo bisogno che l'università riparta il più velocemente possibile. C'è un ottimo lavoro con il sindaco, il commissario, capo della protezione civile, il rettore, tutte le realtà di questo territorio. Poi, terzo, ricostruire e ricostruire in modo serio, finalmente, ricostruire con il progetto Casa Italia e con le regole più avanzate possibile. Io sono molto ottimista che riusciremo a farlo, ma prima un passo alla volta. Diamo la vicinanza a questi nostri fratelli, agli italiani. Insomma, l'Italia c'è, questa è la cosa fondamentale, e anche se il terremoto ci sta mettendo a dura prova, noi siamo molto più forti di qualsiasi difficoltà e l'Italia è in grado di affrontare tutto e tutti.